Come riesci, Piero, a tenere una squadra che ogni 3x2 viene penalizzata, con un branco di ragazzotti che ti seguono? Perché io ho visto l'abbraccio di Makoku, quando ha fatto il gol, non so, ti ha troncato una vertebra, qualcosa, cosa fa? No, ma sono ragazzi, è dall'anno scorso che siamo insieme, c'è un bel rapporto, un rapporto di sincerità, le cose che ci abbiamo da dirci ce le diciamo. Quando sbaglio glielo dico, quando sbagliano loro lo dicano, il rapporto è quello giusto, è una buona squadra, poi molto sottovalutata perché ha dei valori. Sì, ma che li tiri fuori te, Piero, dai. Vabbè, li tiro fuori io, però i ragazzi ce l'hanno, sono Insomma, bravi. diventi un allenatore bravo anche te. Ma io sono sempre il solito, non è che o bravo o meno bravo, io faccio le mie cose che ho sempre fatto. A qualcheduno dà fastidio, a qualcheduno altro è contento, a qualcheduno altro e chi se ne frega. Certo, chi se ne frega, però il fatto che ti abbraccino così, Nicola, e poi ti do la parola, credo che sia testimonianza di quello che riesci a fare creando un gruppo, perché te, il tuo grande pregio è quello di creare un gruppo che ti segue e fino a maggio, fino a giugno ci metterà l'anima in campo, no, Piero? Quello è, se ci vogliamo salvare, noi non possiamo prescindere da questo, da essere un bel gruppo, da volere le cose, no? Se, no, e per salvarsi sarà dura, ci abbiamo da recuperare questi punti sul groppone che ci hanno messo e non Avete c'è cambia. ricorso, Piero? No, giovedì lo discutano, noi dobbiamo far conto che ce li lasciano e chi se ne frega, insomma, dobbiamo essere più forti di tutto. Avresti 20 punti, Piero, Sì, sono tanti, eh. sarei un punto da playoff, lo sai, mi manca da vincere solo quello, no? Dalla B alla A, Ti poi manca di volevo. vincere, poi anche smettere. Sì, dopo potrei anche smettere con i campionati che ho fatto, perciò. Sì, perché ti ci vedo io a Sky, te che ti chiamano, in Serie A, no, in Serie A, no, dico in No, Serie A. ma non è quello, ma Cioè, ti no. ci vedo, insomma, Io no? preferisco venire a casa mia, te lo sai, io Lo sto so, strano. lo so cosa vuol dire quando dici a casa mia. E dicevi, Nicola? Ah, No, volevo due domande da fare a Piero, due già che domande questo. addirittura. La prima, voglio sapere se il premio partita che ti ha promesso quel tuo amico prima di Padova te l'ha dato. Questo non lo sapevo io questo. Non l'ho visto, quel signore lì, non l'ho visto, però il premio partita me lo merito lo stesso, eh. Però Mica che quel lo signore vedremo lì non si è stasera. fatto Non vedere. si è fatto vedere per adesso. No. Per adesso Ecco, no. E l'altra no, per domanda qual è? adesso era un E l'altra signore che domanda? lavora per il Padova. Dai, E l'altra domanda è se mi aiuta ad arrivare allo stadio Frosinone perché sono 20 minuti che sto girando e non non puoi Nicola, ma come? sbagliare a Frosinone, basta che tu vai verso il centro lo trovi, è lì. E vabbè, Cioè, quindi in deve mettere giro. sul tom-tom, cosa deve mettere? Centro? Niente, No, deve andare verso Frosinone, lo trova di sicuro. ora che Pierino deve fare anche il ton ton per Nicola Binda, questo è il No, massimo. ma anche, guarda, è semplice, perché arrivi al terzo semaforo, giri a destra, trovi lo stadio dopo 500 metri. Ne ho fatti 30 di semafori. Hai fatto Infatti, 30 semafori, ha è detto. andato a Fiorentino, fra un po' io, adesso. In albergo sì, in albergo ero a Fiorentino, adesso sono Ecco, lo partito da sapevo. Frosinone. Lo sapevi, Piero. Piero ha detto che devi vincere la Serie B con la Juve Stadium. Poi c'è un nostro ascoltatore che dice: e lo scudetto della Champions la vinci con il Pisa. Speriamo, C'è uno, speriamo. a Nicola, c'è un radioascoltatore che dice: ma sei sicuro che sei a Frosinone? Sì, ve lo posso garantire, ve lo posso dare. È la prima volta in vita mia che ci vengo per vedere spero una bella partita. Meno male che sono in anticipo Ho per capito. cercare lo Alle stadio, però 20:30 ci quello. arrivi. Senti, ti domandano cosa ne pensi di Dino e se hai giocato con lui a Firenze. A me? Sì, è certo, Nicola. Che ne Io so io, non so se non Nicola ha giocato a ho mai Firenze. giocato a Firenze. No, è che è una persona di carattere, che è una persona che ha sempre fatto bene, che è una persona che nel calcio c'è sempre stata la grande, è sempre stato particolare come lo è anche da allenatore. Ma Le hai stesse giocato con cose. lui? Hai giocato con Sì, lui? siamo stati insieme un anno. È un tipo No, strano sicuramente, un po' come te, è insomma. particolare, Sì, sì, ma anche ma te sei infatti. particolare, insomma. Particolare, ma infatti, ma anche lui è molto strano, molto È per particolare, però questo sa che a fare il Pisa suo li vogliono lavoro. bene, Piero, perché a Pisa hanno bisogno di gente così, gente anche piuttosto schiva, burbera, ma estremamente, come dire, franca, reale, trasparente.
sì, soprattutto leale. Io penso che non debbano mai essere presi in giro le persone, sia a Pisa che da altre parti. Io penso che la cosa più importante sia non prendere in giro le persone. Ha detto, se domandate a Piero cosa pensa di Mourinho, ci sta che vi mandi a quel paese. Non te lo chiedo. No, no, ma anche perché non è, fa parte di un altro pianeta. È un altro pianeta lui? È un altro pianeta. Se lo faccio io, dicono che sono testa di cavolo, per non dire altre cose. Come si comporta lui è un ganzo. È un ganzo, ho capito. Allora. Nicola, mi fai una domanda a Pierino prima di salutarlo? Intanto sono arrivato, l'ho visto. L'ho visto. È arrivato, l'hai fatto da Tom Tom, hai visto? Te l'ho detto, ha trovato lì il semaforo. Il problema è che parcheggio adesso, ma con calma c'è dentro, lo troviamo. Ecco. Lo sento male però, Massimo, aspetta, che ora... Nicola? Eccomi. Sì, levati l'auricolare un attimo, fermati e fai una domanda a Piero perché non ti ascolta. Arrivo. Vai, arriva, eh. Ora faccio la radio cronaca di Nicola Binda che si ferma, in questo momento sta fermando la macchina, toglie l'auricolare, si mette il telefonino alla bocca, prego. È la domanda, allora, volevo chiedere a Piero se il salto fra le due categorie, lui che ha fatto BC qualche volta, se quest'ultimo salto gli ha fatto notare delle differenze tecniche particolari, oppure se come negli anni scorsi non ci sono, cioè se la differenza è aumentata o è diminuita fra Bielega e Prodi. Massimo, dimmelo te perché ho sentito male. Ti chiede se c'è differenze particolari fra la C e la B rispetto ai periodi dove hai fatto sali e scendi. Ma no, ma io credo che in B ci sia più qualità, chiaramente ci siano 4-5 giocatori che fanno sempre la differenza anche nelle squadre più scarse. Certo. Perciò credo che sia questo. La differenza è la qualità di 3 o 4 giocatori in ogni singola squadra, a parte chi ce n'ha 10 o 12, ma di solito 4-5 giocatori da squadra si trovano. Senti, intanto ti saluta Franceschino, intanto Baracca ti dice grande Piero, mi gaberebbe un giorno tu tornassi qui e complimenti per il lavoro che fai. Insomma, come sai, poi cosa c'è questo? Luca, dopo Pagliari vogliamo il ritorno di Pierino. Sì, ho capito, ma bisogna essere in due, Sì, dicono anche che a Castellammare se raggiungi i playoff ti fanno un monumento. No, il playoff per noi sono la salvezza e siamo contenti di quello. E se te ne danno 6 punti, Piero? Se mi danno 6 punti diventa un bel campionato per noi e allora a quel punto se ne accorgano un po' tutti. Qual è il pregio della Juve Stabia? Che non si dà mai per vinta, che c'ha dei giocatori importanti che secondo me sono sottovalutati. Cioè? Dimmene 2 o 3. Sau, Cazzola, Mbakoku non ce l'hanno in tanti. Non ce l'hanno, quindi in prospettiva diventeranno giocatori importanti. Sì, secondo me sì. E nonostante il caso Savio, che non ce l'hai fatta recuperare. Non è stata la nostra fortuna che se ne sia andato. Come fa bene? No, è la nostra fortuna. Perché è la nostra fortuna. Gente così non deve giocare con noi, noi siamo tutta un'altra realtà. C'è un'altra domanda, visto il campionato che sta facendo, potrebbe arrivare a fine anno una chiamata dalla Serie A, come reagirebbe? No, ma a me non mi chiamano, sono tranquillissimo. Perché non ti chiamano, Piero? Perché no? Scusa, Sannino l'hanno chiamato? Ce n'è tanti, chi hanno chiamato? Sannino. Sannino non l'hanno chiamato. Facendo bene altre cose. Ha allenato in B e poi l'hanno chiamato in A, perché te non possono? Vabbè. No, secondo me è molto difficile. Ma perché, scusa? Non capisco perché. Perché è sempre stato così, perché c'è stato degli anni in dove hai fatto bene, sei salito, che eri molto più giovane e ti ha mai chiamato nessuno. Altri non fanno un cacchio e li chiamano. Si vede che hanno le correnti favorevoli. Io non lo so come funziona, non me ne frega niente. E Nicola lo sa come funziona. Io invece Massimo vuole fare una domanda a te invece, io adesso su Piero. Dimmi. Ma se Piero Braglia quest'estate fosse andato allo Spezia, tu gli sarebbe rimasto tuo amico o no? Se Piero Braglia fosse andato allo Spezia? Sarebbe rimasto tuo amico o no? Amico tutta la vita. Amico tutta la vita, anche se non tiferei Spezia, ovviamente, come non tifavo Lucchese quando allenava Lucchese, ma io tifo Braglia, per cui per me tutta la vita. È la persona più... importante in questo mondo, tra le più importanti in assoluto che ho conosciuto, e ho avuto la fortuna di lavorarci da giornalista e da amico insieme per un anno, e credo che non me lo dimenticherò mai, come non se lo dimenticheranno mai la gente di Pisa, che ricorda bene e ha questa grande capacità di scegliere dove mettere il cappello o no.
certo. Piero, ci chiedono se a gennaio ci c'è di Sau. No, non io, questo, perché se no mi cacciano a me subito. E questo zitto li fa gol però, Piero. No, questo è il giocatore. Questo la porta, la vede. No, c'ha movimenti del giocatore. C'ha movimenti del giocatore. E Tarantino gioca sempre? No, non gioca più. Come gioca? Fa fatica a giocare in questo momento. Non gioca perché non lo impieghi. No, non fa fatica rispetto a altri a giocare. E uno come Tarantino ce lo vedessi bene nel Pisa? Sì, Tarantino è un buon giocatore, Il C farebbe bene. No, ma lui fa bene anche B, basterebbe solo si convincesse che deve correre, di incorrere, perché non ci possiamo permettere di fare altre cose. Come Ciotolino, via, insomma. Sì, più o meno sì. Massimo! Dimmi! Chiedo un'altra cosa a Piero, se mi lei... Sì, come no, ci mancherebbe. Nell'anno di Pisa, che anch'io ho ammirato tante partite divertentissime, il Pisa giocava con un modulo 3-4-3, è stato praticamente quello per tutte le giornate. Alla Juve Stadia invece mi sembra che Piero, io non l'ho mai visto giocare ma leggo i tabellini e tutto quanto, mi sembra che Piero cambi il modulo spessissimo, non è legato a un modulo solo come a Pisa, ma lo cambia spesso. È vero, Piero? Sì, siamo partiti 3-4-3, se ne buscava sempre, ci siamo messi 4-4-2, anzi giochiamo con 4 punte proprio alte late, no? Per se ripartì sempre, ci abbiamo più possibilità di fare bene, ecco. In quell'altra maniera si era troppo scontati e mi dava un po' fastidio dover sempre vedere, sì si gioca benino ma se ne busca sempre. Secondo me in questo campionato invece la cosa più importante è come giochi davanti. Molto la fase offensiva e allora sicuramente diventi una buona squadra. Senti, un'ultimissima domanda, Nicola, per te, poi ti saluto. Ti domandano se secondo te, rispetto alle cose che sai, te spesso sai molto in questo ambiente, secondo te se punti alla Juve Stadio o una parte dei punti li verranno restituiti oppure ci devono mettere una pietra tombale sopra? Perché mi chiedi queste cose, che sono arabo? Sai che l'edificio sportivo è un mondo dove se ti avvicini non sai mai se ne esci vivo. Perché è talmente complicato e strana. Vabbè. Quindi ti chiedono un'opinione. Finora non stanno levando tutto, anzi la settimana scorsa i ricorsi della Procura Federale sono stati accolti e sono state inasprite le condanne già date in Lega Pro. Quello. Però in questa materia è una giungla dove non ti vuoi addentrare, se un giorno si metta che il 31 dicembre stabiliscono una data, si metta la pietra sopra e si vede solo le classifiche sono queste e conta solo il calcio. Certo, cioè, assolutamente sì, no, eh. Nicola, buon lavoro. Tutta pagina però, domandali qualcosa anche sul Pisa, mi raccomando. Un'ultima domanda, Piero, c'è un radioascoltatore che ovviamente è una battuta, è vero che a gennaio prendi Indiveri? No, di sicuro no, figliolo. È passato quello che ho visto. Va bene. In bocca al lupo per tutto, ciao, Piero, saluta la tua grazie, famiglia, ciao, e ti grazie. Abbraccio forte. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Allora, è sempre un piacere, caro Luca, avere Piero. Sì, direi di sì, veramente. È stata una bella trasmissione stasera, piacevole. E poi è rimasto nel cuore di tutti, insomma, perché è una persona pulita, una persona trasparente, anche se noi stimiamo e vogliamo bene anche a Dino Pagliari, che come sta ha detto Sirio, dice grandi cose. Il lecaculismo non è nelle sue corde. Ah no, assolutamente no, assolutamente no. Ringrazio tutti, grazie di essere stati anche stasera numerosissimi con noi. La